un deputato. Esatto, un deputato, sì, un deputato, però loro sono, preferiscono farsi chiamare però portavoce. Dobbiamo capire per cui sei un deputato, se capiamo di essere un portavoce. Sì, è un deputato. Si presta a delle deputata. Allora, dici. Allora, guarda, ti do un'ultimissima news, guarda, sì. 10 minuti fa sono arrivati in tandem autosepate Letta e Alfano, quindi presidente e vicepresidente, perché probabilmente stanno facendo un tête à tête per ragionare sull'ultimo nodo. No, in macchine diverse. Ma due però insieme. No. Auto diverse. Adesso, vabbè, al di là dell'aggiornamento quattro ruote. Veniamo al punto con Carla Ruocco. Dunque, allora, lei che idea si è fatta? Che cosa succederà oggi nel Consiglio dei Ministri? Voi al punto 17 del programma 5 Stelle avete l'abolizione totale dell'IMU, quindi mi pare di capire l'abolizione dell'IMU anche su immobili di lusso. Noi consideriamo la prima casa come un bene necessario, è indispensabile e assolutamente da non tassare, quindi l'abolizione dell'IMU per noi deve essere sulla prima casa totale. Eventualmente gli immobili di lusso devono comunque rappresentare una categoria residuale e quindi non prevediamo nessun tipo di ampliamento catastale. Peraltro voglio sottolineare che la nostra abolizione dell'IMU è un'abolizione che sarebbe seria e definitiva e non si basa su un temporeggiare o sul rinviare, perché noi proponiamo delle coperture serie per l'abolizione di questa imposta, delle coperture che provengano da un piano di rivisitazione e di efficientamento della macchina burocratica, dalla riduzione drastica degli costi della politica e non da misure a toppa come appunto cerca di prendere questo governo, per poi lasciare il cerino in mano soltanto tra qualche mese ai cittadini. Senta, ma lei, l'accordo del governo, quindi fra i ministri del PD e il ministro del PDL, al di là dei tecnici, in che chiave lo legge? Cioè è un bene per il paese, insomma, che questo governo comunque vada avanti per cercare quantomeno di porre rimedio alle emergenze del paese? Se si vede il bene per il paese con ulteriori rinvii, e allora possiamo dire che è un bene per il paese. Secondo noi il bene per il paese è far ripartire immediatamente l'economia mediante un rilancio del Made in Italy, come dicevo, mediante una riduzione drastica dei costi e della macchina burocratica ed un efficientamento della risorsa Italia. Io tutto questo e noi tutto questo in questi mesi a Montecitorio, questo lavoro non l'abbiamo visto fatto. Okay. Voi non siete soddisfatti di quello? Se l'IMU viene abolito, il Movimento 5 Stelle comunque non è soddisfatto? Allora, l'IMU, certo che il Movimento 5 Stelle è più che soddisfatto se viene abolita l'IMU, ma con coperture molto serie e definitive. Noi siamo un gruppo serio di lavoro e abbiamo trovato delle coperture sicuramente molto più attendibili e non delle coperture di mero rinvio. Quindi mi preoccupa se l'IMU poi venga variata in una service tax. Si temo che venga variato soltanto il nome e quindi i cittadini si troveranno a risparmiare per la mano destra e a pagare di più tra qualche mese con la mano sinistra, cosa che abbiamo già visto in questo paese troppo spesso. 5 Stelle è una delle forze di opposizione la più grande di questo paese. Resti con noi, Ruocco. L'unica forza di opposizione, assolutamente. In questo momento sì, però. In questo momento siete all'opposizione, però sì. Non è un dato di cronaca. Sì, siamo all'opposizione, assolutamente. L'unica forza di opposizione. C'è la Lega, c'è Stelle. Per modo di dire, a buon bisogno, le altre sono opposizione. Allora, ministro, cosa può rispondere al... Rispondo che intanto dovremmo vedere l'esito del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, così che vedremo le coperture alle quali il governo sta pensando. Vorrei anche sottolineare da questo punto di vista che in tutti i paesi una forma di tassazione sulla proprietà c'è, e quindi il vero problema è riuscire a trovare l'equilibrio giusto, anche alla luce di quello che abbiamo discusso precedentemente. Credo che l'onorevole appunto non abbia avuto modo di sentire la discussione iniziale. Ma la mescolate con la TARES facendo una tassa di servizio, questo è sicuro? Questo lo vedremo appunto oggi pomeriggio, mi dispiace, dobbiamo rinviare di qualche minuto o di qualche ora la discussione, ma d'altra parte passerete la notte giustamente a scrivere...
i vostri commenti, come è giusto che sia. Il vero nodo, mi pare di capire, Ministro, non è tanto appunto sul 2014 e quindi a livello strutturale la service tax, ma è trovare la copertura sulla seconda rata ancora del 2013. Aspetta, su quello credo non l'avete ancora. 2014, attendiamo cosa, scusi? Quando? Allineamento planetario. Allineamento planetario, scusi, europeo. Tutti quando, che alla hanno... fine, mi faccia finire perché ho parlato un minuto. Hai ragione. Quando gli effetti della fine della procedura di infrazione dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia dovrebbero portare dei soldi. Per gestire tutte le coperture si deve aspettare il 2014. Questa è la lezione, diciamo, di questi primi mesi di governo su tutti i dossier più importanti. Ma non avremo comunque manovre aggiuntive anche se il debito pubblico sale? Esattamente. Allora, scusi, due precisazioni al volo. Che il debito pubblico salga, visto che è un valore nominale, è normale. Il punto fondamentale è che noi dobbiamo ridurre il rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo. Chiaro, prima precisazione. Seconda precisazione. Io non credo che noi stiamo aspettando l'allineamento planetario come un fatto più o meno casuale. No. Gli italiani hanno pagato di tasca loro, le imprese e le persone, per anni un consolidamento finanziario che finalmente sembra abbia la stabilità che noi dobbiamo assolutamente garantire per evitare i problemi del passato. Ricorderei ancora una volta, perché è bene ricordarcelo, che la penalizzazione dei giovani oggi, in questa fase, in questi anni, è legata al fatto che la generazione precedente ha speso e ha creato il deficit e il debito di cui questa generazione si sta purtroppo facendo carico. E adesso parliamo, passiamo anche, delle pensioni. Una cosa delle pensioni, perché poi quello è un altro tema che riguarda le nuove generazioni e non le vecchie. E Ruocco, visto che ho l'occasione di avere un esponente del Movimento 5 Stelle, mi fa molto piacere perché non riusciamo mai ad avervi con noi, ma mi tolgano curiosità, ma anche lei vuole tornare al voto col Porcellum come Beppe Grillo? Guardi, anche questo è da precisare. Noi non vogliamo ovviamente tornare al voto col Porcellum, ma se non ci continuano a non consentirci di cambiare la legge elettorale, cosa dobbiamo fare? Abbiamo votato la mozione Giachetti per il ritorno, anche se temporaneo, al Mattarellum, e ci siamo ritrovati a votarla solo noi del 5 Stelle e Giachetti, che è stato anche isolato dal suo stesso partito. Stiamo facendo una proposta di modifica della legge elettorale. Anche Grillo ha parlato di modifiche del Porcellum, ma se nessuno ci ascolta, cosa dobbiamo fare? Restare nell'immobilismo oppure cercare di dare dignità e governo a questo paese? Quindi il male minore sarebbe comunque tornare al voto? Noi non parliamo di male minore, noi del 5 Stelle, noi parliamo di risoluzioni drastiche. Non vedo in questo governo nessun tipo di risoluzione per questo paese. Moretti, ripeto. Lei ha parlato nei giorni scorsi della possibilità di un governo alternativo anche con qualcuno del Movimento 5 Stelle, non so come vede la sua collega Ruocco. Ma guardi, ne ho parlato io, ma mi sembra insomma che tutti i giornali ne abbiano parlato in questi giorni, ma al di là delle possibilità che ci sono, io dichiaravo in quell'intervista che a fronte di un'eventuale crisi del governo, non auspicabile evidentemente, non escluderei il fatto che in una condizione economica e sociale così difficile, e per il fatto che Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica, ha strettamente connesso la sua rielezione con la nascita di un governo di servizio che risolva i veri problemi e i nodi che questo Paese ha, non riterrei da escludere un'ipotesi di incarico a Letta per la verifica, un Letta bis per la verifica eventuale di una nuova maggioranza. Guardate, io e come penso la collega, viviamo non solo in aula dove vediamo quanto il Movimento 5 Stelle non abbia fatto un atteggiamento di costruzione seria per quanto riguarda il cambiamento la modifica migliorativa dei provvedimenti, ma perché l'atteggiamento ad oggi che il Movimento 5 Stelle è un atteggiamento distruttivo, cioè un no a prescindere a tutto. Nelle commissioni però dove noi lavoriamo notiamo che c'è un profondo disagio da parte dei parlamentari, da parte dei senatori del Movimento 5 Stelle, perché molti di questi vorrebbero invece cambiare atteggiamento, cioè iniziare a costruire con un dialogo
costruttivo e profondo insieme alle altre forze politiche tutta una serie di modifiche ai decreti legge, per esempio emendativi, che vadano a migliorare lo stesso decreto e gli stessi provvedimenti. Allora, qui bisogna capire se vogliamo iniziare a crescere e diventare adulti oppure continuare a rimanere, diciamo, bambini e privi di un'iniziativa politica che dia il segnale a quegli 8 milioni di cittadini che hanno votato il Movimento 5 Stelle e l'hanno votato per un cambiamento vero. Questo dipende da loro, è una scelta che devono fare. Ruocco, siete bambini? L'onorevole Moretti mi dispiace, ma ha detto il falso. Io ho partecipato alla commissione speciale per il DL 35 dei 40 miliardi, abbiamo presentato numerosi emendamenti sui tagli dei costi della politica, sull'abolizione dell'IMU anche alle imprese, emendamenti che rivedevano anche la pianificazione di un fondo rotativo per le piccole e medie imprese e per il rilancio delle imprese. Beh, queste cose sono state tutte bocciate in commissione, quindi evidentemente l'onorevole Moretti non è proprio informata sul lavoro che noi facciamo qui dentro. Siamo gli unici qui dentro che lavoriamo. Siamo gli unici qui dentro che gli emendamenti vengono respinti non quando fanno bene ai cittadini e al futuro di questo paese. Siamo stati gli unici ad aver proposto, onorevole Moretti, la chiamo onorevole perché so che voi vi fate chiamare così. Siamo gli unici che abbiamo proposto e siamo gli unici che abbiamo proposto di stare dalla parte dei cittadini. Questo io lo sottoscrivo perché io non sono una ragazzina, io purtroppo sono una persona più che adulta, quindi glielo posso sottoscrivere e glielo posso comprovare, onorevole Moretti, guardi, le garantisco. Guardi, questa è la pietra tombale. Allora, io no, ma guardi, sì, ma poi volevo intendere l'onorevole Moretti, però io non credo che loro facessero riferimento in questi giorni ad un governo con il Movimento 5 Stelle, perché mi pare chiarissimo che non c'è da parte di Grillo e del Movimento nessuna volontà di governare insieme. Ma voi non ci parlate mai, perché poi gran parte... vorrei capire il rapporto del centrodestra, no, voglio capire perché... Io ho un ottimo rapporto con i componenti della Commissione Lavoro, c'è cioè il vicepresidente con il quale condividiamo le scelte della Commissione. Perché poi parte dei voti del 5 Stelle vengono dal centrodestra, non sono solo voti di centrosinistra. Dicevo che il ragionamento che in questi giorni si è fatto era su eventuali fuoriusciti, perché è evidente che anche lì è una formazione politica, un movimento, come ovviamente e giustamente loro si chiamano, di persone che probabilmente si conoscono per la prima volta in molti casi, e quindi ci potrebbe essere qualcuno disponibile ad uscire dal movimento ed andare a sostenere un'altra maggioranza, però insomma non mi pare che il paese ha bisogno. Voi pensate che Giorgio Napolitano asseconderebbe una manovra per un reincarico a Letta con delle frattaglie del 5 Stelle e magari Quagliariello? Quello che non ha consentito a Bersani io immagino non lo consentirà a Letta. Parliamo una per volta, che diceva l'onorevole, stavo facendo l'onorevole Ruocco, mio Dio. Sì, abituata giustamente a queste persone. Sull'ipotesi fantastica, allora mi guardi, noi siamo abituati a ragionare sui fatti, sulle ipotesi fantastiche in studio possono fare qualunque fantasticheria, però di fatto ad oggi noi non abbiamo nessuna intenzione di appoggiare Letta bis e tris, quindi poi dopo si può ragionare come si vuole su basi infondate. Se allo Stato andrà avanti sulla legge, stretto Berlusconi, onorevole Moretti. Ma guardi, per me la cosa fondamentale è che il Movimento 5 Stelle e tutte le forze politiche presenti in Parlamento capiscano che prima degli interessi propri, personali, di carega, come li chiamo io in Veneto, ci sono gli interessi di un paese che vuole essere governato attraverso delle azioni concrete ed efficaci. Il Movimento 5 Stelle ci sta a costruire un paese migliore? Sì o no? Deve decidere. Ha già detto di no. Vi siete intestarditi al punto tale da farvi maltrattare in diretta. Ma guardi che in commissione spesso l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle non è così distruttivo, no, perché ho dei colleghi in commissione gentili, perché in commissione giustizia si lavorano, come diceva l'onorevole Polverini, la collega, l'atteggiamento in commissione del Movimento 5 Stelle è di costruzione positiva sui singoli provvedimenti, non costruiamo una caricatura inesistente, perché Grillo loro sono diversi rispetto a tanti del Movimento 5 Stelle che invece si danno da fare e lavorano.
Allora, Ruocco. Certo, moltissimo. Allora, noi precisiamo, noi siamo costruttivi, l'onorevole Moretti e l'altra onorevole conosce benissimo Polverini. Le nostre proposte, molte delle quali sono state... L'onorevole Polverini la conosco perché abito in Lazio da diversi anni. E quindi noi siamo propositivi, molte delle nostre proposte per i cittadini sono state bocciate, dopodiché noi non vogliamo fare un governo con persone che hanno ridotto questo paese in queste condizioni, che hanno portato il debito pubblico a 2.047 miliardi di euro. Noi vogliamo ricostruire questo paese e non rinveniamo in questa vecchia classe politica che ha ridotto l'Italia e il paese dei nostri figli in queste condizioni, non rinveniamo alcun segnale concreto di cambiamento e noi vogliamo portare il cambiamento e lo stiamo portando, è arrivato. Giovannini, di sostegno. Allora, so che Carla Ruocco vuole reintervenire, ma forse possiamo tenerla con il Giovanni Anversa che sta per iniziare a parlarci di... Era una cosa sul discorso di adesso, può restare un po' Rosa? Io volevo fare un intervento sul discorso delle pensioni d'oro, perché anche in questo noi cittadini siamo stanchi di sentire che quando si deve attingere dalle tasche della casta i soldi sono sempre pochi e gli interventi non sono mai risolutivi. Si tratta sempre di diritti acquisiti e di violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 51 della Costituzione. Quando invece si tratta di attingere dalle tasche delle fasce deboli o medie della popolazione sono sempre interventi risolutivi. Quindi sulle pensioni d'oro, iniziamo seriamente ad agire, non ci trinceriamo dietro la parità di trattamento tra stipendi e pensioni e quant'altro. Allora.